Ciao a tutti, benvenuti su Fabasico. Troverete questo video fondamentalmente diviso in due parti. Una, questa che vedete, diciamo più statica, perché fa parte proprio di una sorta di unboxing di queste ruote. Le ho ricevute, vi dico, 5 minuti fa, le ho appena tirate fuori dal cartone e ve le presento in questo momento. E oltre alle immagini che fanno da corollario a questo breve video, poi troverete, diciamo, anche una seconda parte più focalizzata, diciamo, a identificare quelle che sono le prime impressioni e in parte le performance percepite durante l'utilizzo di queste ruote. Allora, la nuova DT Swiss 50 ARC 1100 Ducat, quindi una ruota che fa parte del segmento aerodinamico delle ruote di DT Swiss, quindi dell'azienda svizzera, veramente di alto livello, perché si parla di un 50 mm di profilo, cerchio full carbon, ARC, quindi appunto quello che identifica il segmento, la gamma delle ruote aerodinamiche, 1100, che se volete è la cifra per le ruote di altissimo livello di DT Swiss, con il mozzo Ducat, quello più sottile per intenderci, lo vedrete comunque nelle foto e nel video, 180 racket, quindi diciamo un pacchetto che davvero si rivolge a ruote di altissimo livello dedicate ad una performance estremizzata. Alcune particolarità, giusto per, diciamo, introdurvi il prodotto. Raggi in acciaio, piatti con profilo aerodinamico, mozzo tipico Ducat 180, quindi più sottile nella parte centrale con le due frange esterne, e un nuovo concetto di posizionamento per il freno a disco. In parte qua lo vedete, ci sono comunque gli inviti, gli ingaggi per il freno a disco con questa sorta di rete che vanno proprio a bloccare il disco per evitare che questo si muova, quindi una rigidità maggiore, una rigidità aumentata anche nel punto in cui viene posizionato il disco. Questa vabbè, per esempio apre a disposizione per il pacchetto pignoni Shimano, comunque con il racket system. E quello che è più interessante poi passa sul cerchio, un cerchio piuttosto bombato, piuttosto largo, che ha un canale interno da 20 mm, ma che notiamo essere identificato come TC, quindi questo ci fa presumere un tubeless concept. Diciamo che inizia a cambiare la concezione dello sviluppo del cerchio. Nasce tubeless, quindi un cerchio sviluppato per le gomme tubeless, sopra il quale può essere montato anche un copertoncino. Altra cosa molto interessante è, oltre al profilo e alla misura del canale che vi ho appena citato, sono una serie di scritte che potete vedere qua, che in realtà sono delle specifiche che vanno a identificare l'utilizzo ottimale in fase di esercizio, proprio per quanto riguarda la pressione, che si utilizzi il tubeless oppure il clinch, quindi il copertoncino. Davvero interessante come particolare, che se volete identifica anche un pochettino il concept e la tecnica con cui è stato costruito il prodotto. Vi rimando al resto del video, quindi a quello che è un pochettino la considerazione delle prestazioni, un primo assaggio, e poi a tutto quello che sarà legato come articolo, quindi ulteriore presentazione e test. A dopo. Dopo avervi presentato il pacchetto ruote di DT Swiss, le ARC 1100 Ducat in versione statica, a secco, ora vi presento la ruota dopo averla utilizzata per diversi chilometri e anche con percorsi molto vari, diciamo dal pianeggiante, vallonato, ma anche con salite e discese, anche di, diciamo, affrontando un percorso di un dislivello notevole, sia positivo che negativo. Diciamo che con queste ruote si sdogana, a nostro parere, quello che è l'approccio nei confronti delle ruote marcatamente aerodinamiche. Vale a dire che, soprattutto per quanto riguarda l'anteriore, questa qua, questa ARC, non è una ruota difficile da guidare in un contesto tecnico, quindi in un percorso che magari prevede
tanti cambi di direzione anche ad elevata velocità. Anzi, è piuttosto facile. Invita a una guida pulita, assolutissimamente non troppo decisa, non troppo marcata, quasi violenta, che può diventare sporca. E per quanto riguarda invece la ruota posteriore, aiuta assolutissimamente sia nei cambi di ritmo, anche in salita, cosa per nulla scontata per le ruote a profilo alto aerodinamiche, e soprattutto non sono pesanti. Perché alla fine è una ruota anteriore e posteriore in questa configurazione, ricordo, profilo da 50 mm, che è ben al di sotto del chilo e mezzo. L'abbiamo provata ad oggi sia in versione con pneumatici clincher, sia con il pneumatico tubeless. In questo momento abbiamo sui nuovi Pirelli P0 TLR con sezione da 26. Sempre a nostro parere, la miglior configurazione possibile per sfruttare il prodotto al pieno delle sue potenzialità, mi riferisco comunque alle ruote, è proprio la configurazione tubeless. Perché? Perché con una gomma come questa, comunque di alto livello, e questa ruota merita una gomma di alto livello, permette prima di tutto di sfruttare un eccellente comfort. In secondo luogo, si può sfruttare appieno la scorrevolezza senza avere una ruota eccessivamente secca e al tempo stesso, come dicevo prima, in un contesto magari di un percorso tecnico impegnativo con dislivello positivo e negativo importante, si sfrutta appieno la ruota anche in un percorso, in alcuni frangenti, che magari non sono studiati proprio per questa tipologia di ruote. Per tutto il resto, vi rimando a quello che è l'articolo di presentazione e con le prime considerazioni che è allegato a questo video. Ciao e buone pedalate a tutti.